tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Emanuela e questo è Facile e Veloce Opinioni. In Facile e Veloce Opinioni condivido le mie passioni, i miei hobby e il mio stile di vita. E nella rubrica La ragazza con la sindrome di Turner condivido la storia della mia malattia e anche un modo per affrontarla che può essere utile a tutti, a chi magari con questa malattia non ha familiarità, a chi ci sta passando ma non ha assolutamente nessuno con cui confrontarsi. Oggi parliamo di femminilità e sviluppo. È un argomento delicato, molto al femminile per l'appunto. Scusate se mi ripeto, ma un argomento molto molto delicato, potente, e ho deciso di affrontarlo perché ho riscontrato che confrontarsi tra donne su tematiche legate al proprio sviluppo, al proprio diventare donne, è sicuramente un argomento molto utile. Considerate anche il fatto che la sindrome di Turner prevede uno sviluppo adolescenziale molto molto particolare, quindi mi sono convinta che questo video, pur affrontando temi molto delicati, potesse essere di aiuto. Faccio una premessa: la maggior parte delle ragazze che sono affette dalla sindrome di Turner non ha un ciclo spontaneo, non ha il menarca, in quanto appunto non ha uno sviluppo appunto dell'apparato uterino e non ha il messaggio ormonale adatto a svilupparsi in quel senso. Di solito il trattamento che si fa dai 13 anni in poi è un trattamento sostitutivo a base di estrogeni e in caso poi di future ovodonazioni progestinici. Quindi, fatto questo preambolo, può accadere in alcuni casi particolari di situazione a mosaico, come la definisco io, che una persona si sviluppi naturalmente, ed è questa la storia che vi voglio raccontare. Sono entrata nel liceo dopo questi benedettissimi esami di terza media che mi avevano portato all'esaurimento. Per i motivi che vi avevo addotto la settimana scorsa, eravate, come si suol dire, secondo me dovremmo fare un dove eravamo rimasti, riassunto delle puntate precedenti, ma io riassumo così dicendo che eravamo rimasti che avevo fatto un esame di terza media intensissimo. Venivo appunto da essere stata operata di tumore e non avevo vissuto per niente bene. Io di lì soffrivo appunto di episodi di ansia, ansia che era legata a un capire la mia fragilità senza che nessuno ne parlasse, senza che chiedesse nulla. Io avevo capito la mia fragilità, mi sentivo fuori posto e quindi ovviamente non tutto ciò si traduceva in un non vado bene e quindi mi fissavo di essere parecchie cose che potevano non andare bene. Ecco, io mi identificavo in tutto quello che poteva esserci di sbagliato. Non andiamo ad approfondire questa tematica, ne parleremo quando affronteremo l'argomento 20 anni. Oggi siamo a 13 anni. A 13 anni io entro nel mio primo anno di liceo, con tutte le emozioni di iniziare appunto la vita adulta, non capendone niente di quello che mi può aspettare, perché ovviamente non avevo capito che la sindrome di Turner prevedeva appunto che non avessi ciclo, che non mi potessi sviluppare, eccetera, eccetera. E quindi vivo come se questa parte della realtà per me non esistesse.
Entro al liceo il trauma di dover studiare in maniera diversa e più approfondita determinate materie, alcune delle quali mi venivano difficili. Finalmente trovo la classe sperimentale giusta perché ero talmente intelligente che mi fu consigliato di andare alla classe sperimentale, non il magistrale appunto classico, ma lo sperimentale. E quindi affrontavo materie come geometria analitica dello spazio, cose veramente, veramente toste per me. E quindi facevo fatica ad abituarmi. Infatti, i miei primi decolli non sono stati molto brillanti, anche perché io mi riscontravo con difficoltà dell'apprendimento, per cui potete immaginare, la prima pagella del primo semestre è stata terribile, terribile. Però ho incontrato l'appoggio soprattutto di mia madre che, capendo che avevo bisogno soltanto di una spintina e di essere seguita per iniziare a studiare autonomamente, inizia a seguirmi costantemente a casa negli studi per darmi un metodo nuovo per apprendere. Inoltre avevo un'ottima insegnante di italiano, storia e geografia che mi ha proprio fatto appassionare alle materie, facendomi sentire proprio capace di potercela fare anche solo con un sufficiente. Per cui una volta preso il calcio d'inizio, sono partita poi con un razzo, ma questa è un'altra storia. Compleanno dei 14 anni, a novembre, come voi ben sapete, io faccio gli anni, ormai ne ho 40, non sono più di primo pelo, non sono più di primo pelo, come si suol dire, però in quel momento facevo un traguardo importante, i miei 14 anni. Entravo nel pieno dell'adolescenza. Qualche giorno prima discuto con le mie compagne di classe e decido di annullare la festa per poi spostarla. E appunto mi sento nervosa, mi sento strana, ho dei mal di testa. Comincio a sentire dei sintomi che non identifico molto bene. Mia madre mi vede in quel periodo nervosa, piangere continuamente, eccetera, ma non in maniera normale, proprio come se avessi una ciclotimia. Ecco, e questa cosa io non la capivo. Questi sono appunto una settimana prima del mio compleanno. Una settimana prima del mio compleanno, arriviamo al giorno del mio compleanno. Mia sorella mi viene a prendere e andiamo a casa. Andiamo a casa e io comincio a sentirmi strana, ma veramente strana. Io ve ne parlo perché sì, sono cose delicate, ma sono abbastanza naturali. Vado in bagno perché sentivo qualcosa di strano che stava succedendo e vedo il segno del primo ciclo. Chiedo conferma a mia sorella che con emozione chiama mia madre e l'avvisa. Ovviamente, come ben sapete, la prima volta che una donna diventa donna, parliamone in maniera molto delicata, molto appropriata, quando una donna diventa donna, non è come le volte dopo, cioè è solo un avviso, tra virgolette. E in questa situazione io capii che c'era qualcosa di speciale, che
Mia madre non se lo aspettava, non se lo aspettava e è stata una gioia che è andata oltre le cose normali, cioè mia madre e mia sorella mi hanno praticamente festeggiato tantissimo, lo hanno detto ai parenti, è vero. Quando sei adolescente non lo vuoi far sapere, però nello stesso tempo è stata proprio una gioia che capivo essere speciale. Perché? Perché con me non era scontata. E mia madre cosa fece in primis? Avvisò, visto che io ero in cura a Parma, avevamo detto che io ero in cura all'ospedale maggiore di Parma. E praticamente li chiama l'equipe e dice questo e racconta di questo grande avvenimento che non si aspettava effettivamente nessuno, perché questo avvenimento, nel caso della sindrome di Turner, non succede, non accade, accade solo su un caso su 100. Quindi l'equipe si premurò subito di prendere informazioni e di chiamare mia madre, ovviamente prendendo appunti per parlare del mio caso a una convention. Devo dire la verità, è stato un traguardo veramente, veramente importante. Prima di tutto perché lì ho capito che con me nulla era scontato. E seconda cosa, ho avuto il mio brandello in qualche modo di normalità, di femminilità assaporata. Vi posso dire ora e ve lo posso dire anche qui, vi confido una cosa, ma so che la maggior parte di voi siete follower affettuosi, pronti ad ascoltare, che io sono andata ovviamente, visto che gli ormoni non funzionano in teoria come dovrebbero, sono andata in menopausa precoce. Io sono in menopausa a oggi, però vi posso dire le sensazioni meravigliose, di tutto questo processo di femminilità, delle chiacchiere con mia madre. Il fatto che mia madre ha iniziato a spiegarmi come igienizzarmi visto che ero diventata una donna. Ancora ora io vi racconto anche questo, mi commuovo quando una di noi, una ragazzina, magari una 14enne, mi racconta che ha iniziato la terapia ormonale sostitutiva e facciamo delle chiacchiere tra donne, tra virgolette. Gli faccio proprio gli auguri come se fosse un passaggio all'età adulta come tutte le altre, non chimico, non indotto, ma come tutte le altre. E ci confrontiamo e c'è questo passaggio di testimone dalla persona adulta alla persona che diventa donna. Secondo me queste sono le parti più belle per quanto riguarda il crescere, lo svilupparsi. È stato uno sviluppo ovviamente alternativo, è stato uno sviluppo vissuto in maniera speciale perché non era scontato. Io sono stata una dei pochi casi italiani ad aver avuto un menarca spontaneo. Quindi, fino allora non si sapeva nulla di tutto ciò e l'emozione ancora è grandissima, come l'emozione altrettanto grande quando vedo una ragazza che si confida con me sul diventare donna, perché io in quel momento mi metto nei suoi panni proprio perché anche per me non è stato scontato questo sviluppo a livello chimico, a livello normale, che poi ho vissuto anche in maniera molto intensa, perché voi ben sapete che quando
gli ormoni del nostro periodo del mese entrano in circolo, cioè proprio è una vera e propria bomba, tra virgolette. Io li ho sentiti veramente intensi. Non posso non ricordarmi uno dei miei periodi del mese in cui non avessi l'umore a terra e l'umore alle stelle. Però sono stati i momenti più belli della mia vita. E ancora ora, quando parlo con le ragazzine, è vero che hanno uno sviluppo differente dalle altre ragazzine, dalle altre donne, però mi fa piacere fargli capire che la differenza è solo in termini di definizione, non in termini di sentire, non in termini di confronto, perché ai miei occhi sono ragazze speciali e al contempo non hanno in meno nulla rispetto alle altre, anzi, io le chiamo signorine, perché da noi in Sicilia si usa dire che quando una ragazzina diventa donna, viene detto che è signorina. Quindi mi fa piacere perché poi io mi prendo il compito di fare anche un passaggio di testimone, nelle loro paure più, per confortarli nei loro dubbi, nelle loro domande anche più delicate, ecco. E ho voluto anche oggi affrontare l'argomento in una maniera opportuna e delicata, proprio per farvi capire questa emozione ancora più amplificata dal fatto che nulla era scontato. Quindi è come se io fino a Natale, praticamente da novembre, ho avuto un sacco di festeggiamenti per questa bellissima tappa della mia crescita. E niente, il video finisce qui, il mio racconto finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Se vi è piaciuto, like, iscrivetevi al mio canale. Come al solito, sotto impressione, sono messi i miei contatti, anche se qui sono inibiti i commenti, sono messi i miei contatti per potermi fare tutte le domande che servono per saperne di più. Quindi mi trovate anche su Instagram, poi come Facile e Veloce Opinioni. Quindi anche lì mi potete contattare su direct. Se avete trovato questo video di vostro interesse, mi raccomando, like, attivate la campanella per essere informati sulle uscite di tutti i video. Se no, non importa, potete anche skipparlo, potete anche non guardarlo, non fate nulla di male. E che dirvi? Le mie solite raccomandazioni: un po' di prudenza, portate pazienza e non dimenticate di starmi bene.